Dunque, ci troviamo qui presso il convento delle suore Clarisse Cappuccine, dove è stata allestita una mostra di artigianato mozambicano, tutto fatto a mano, come potete vedere. E abbiamo alcune statue incise, sono tutte in legno ebano, e quindi sono pezzi rari qui in proprietà del convento, non è che sono in vendita, solo per farvi appunto vedere cosa le persone là riescono a fare. Qui potete vedere una statua di una Madonna con due fedeli inginocchiati che pregano. Abbiamo un presepe completo con 10 statue, come potete notare è un'opera bellissima, tutta fatta a mano, ripeto, in legno di ebano. Il quadro che voi vedete rappresentato lì, dove c'è Santa Chiara, e sono pannelli di tela dipinti a mano dagli artisti di strada di Maputo, in Mozambico. Sul posto, infatti, come ci riferisce Don Tarcisio, ci sono molti artigiani, artisti di strada, dove fanno appunto pannelli, queste statue, e anche di sartoria, tutto sulla strada. Non è che hanno dei laboratori come abbiamo noi in Italia, cioè loro si arrangiano come meglio possono e realizzano delle cose bellissime, come potete vedere. Ecco, anche qui abbiamo altri pezzi. Questa è una statua di una Madonna col bimbo in braccio, praticamente rappresenterebbe la Madonna di Mulevala, cioè la Madonna che è apparsa sulla montagna dove Don Tarcisio andrà a fare appunto questo santuario, ed è stata fatta da un artista sempre di strada. Poi abbiamo anche dei candelabri sempre in legno di ebano e altre statuette. Questo qui è tutto artigianato del posto. Questa mostra è stata fatta per due motivi. Uno, per farvi vedere appunto come si lavora gli artisti, il legno, come lo lavorano, e sono cose bellissime. Poi la seconda parte, vogliamo rappresentare tutta la storia di Mulevala, cioè da quando Don Tarcisio 25 anni fa è stato in Mozambico in missione. E abbiamo appunto fatto alcuni pannelli dove rappresenta la storia della montagna dove è apparsa la Madonna. Comunque, se credete, vi invitiamo appunto qui a venire a vedere questa opera e in più tutta la storia di Mulevala, della missione che Don Tarcisio appunto sta facendo, e così potete vedere di persona voi ciò che si sta realizzando. Noi ci siamo qui tutti i giorni fino al 30 giugno, alla mattina dopo la messa delle 7 delle suore, dalle 7 e mezza alle 9. E a pomeriggio dalle 5 alle 7, ripeto, fino al 30 giugno. Eventualmente, se qualcuno non può venire in questi orari, noi previ appuntamento telefonico possiamo anche venire. Allora, ripeto, vi aspettiamo tutti numerosi, ci fate un grandissimo piacere, perché veramente merita di poter venire a vedere tutte queste belle cose. Grazie per l'attenzione. E arrivederci, vi aspetto tutti qui, numerosi.